Buongiorno, con oggi chiudiamo la parte del corso che riguarda JavaScript come linguaggio di programmazione e affronteremo gli ultimi quattro argomenti relativi a JavaScript. Il primo, che sarà l'oggetto di questo video, è un altro di quegli argomenti importanti e fondamentali per JavaScript, soprattutto quando viene utilizzato nel browser, ma non solo, che è appunto la programmazione asincrona. Dopo la programmazione asincrona vedremo cenni di programmazione funzionale in JavaScript per completezza, le classi e i moduli, perché in parte ci serviranno, soprattutto i moduli, e infine l'oggetto this, che è un oggetto abbastanza particolare in JavaScript e presenta alcune caratteristiche, alcune peculiarità che è bene sapere. Di queste quattro parti, sicuramente la più importante, quella che useremo di più, sarà appunto la parte sulla programmazione asincrona. Ricorderete che quando abbiamo parlato delle callback, una delle ultime cose che abbiamo detto sulla callback è stata che le callback possono essere sincrone o asincrone e che, per esempio, set timeout, che è quella funzione che abbiamo utilizzato nel laboratorio 1, accetta una callback che è asincrona. Quindi noi nel laboratorio abbiamo visto una cosa tipo questa, presente in questa slide, in questo esempio. Abbiamo impostato a un certo punto un setTimeout con una callback. Questa callback è interpretata in maniera asincrona e viene chiamata questa callback dopo 2 secondi. Che cosa succede quando facciamo setTimeout? No? Appunto, dopo 2 secondi viene chiamata ed eseguita il contenuto di questa callback. Noi però abbiamo anche detto che JavaScript è single-threaded, quindi ha un solo thread ed è anche in un certo senso sincrona per definizione. Quindi in JavaScript il codice non può mai creare thread e essere eseguito in parallelo. Allora, se il codice non può creare thread ed essere eseguito in parallelo, come fa setTimeout a funzionare? E come mai le callback sono il modo più essenziale, più fondamentale per scrivere codice JavaScript asincrono? Beh, questo funziona per 2 motivi. Il primo è che in JavaScript il codice non può creare thread ed essere eseguito in parallelo nell'engine JavaScript. Quindi voi ricorderete dalla prima lezione di JavaScript, se no provate ad andare a riprendere quelle slide, erano subito all'inizio, che noi abbiamo detto che JavaScript viene eseguito da un interprete slash compilatore all'interno del suo engine. E poi l'engine, che poteva essere quello di Node, che poteva essere quello di un browser, eccetera. L'engine è poi inserito in un execution environment, quindi in un ambiente che esegue l'engine e ha altre caratteristiche, altre proprietà. Ecco, queste proprietà di asincronicità, questa proprietà di avere cose che riescono a funzionare in parallelo, che apparentemente funzionano in parallelo, sono dovute appunto all'execution environment, quello di Node o quello del browser, che contiene l'engine e ha una proprietà molto importante, ha una funzionalità molto importante dell'execution environment, che è l'event loop. In ogni caso, tenete presente che in JavaScript non è possibile creare thread. Quindi tutto quello che vedremo non saranno in realtà dei veri e propri thread, saranno meccanismi che fanno sembrare, fanno apparire, fanno eseguire il codice in maniera asincrona. E la parte in JavaScript di asincronismo è una parte veramente preponderante. Nel browser è una parte essenziale. Se voi pensate, quando avete, nella vostra esperienza, quando avete navigato su un sito web e cliccate un bottone e compare un pop-up, compare una finestra modale e succede qualcosa nella pagina, non è che il browser si blocca tutto mentre aspetta che venga eseguita la vostra istruzione. Non è che si blocca dopo che avete eseguito il click finché non viene ricaricata la pagina o finché non viene eseguita l'azione. Non si blocca se vi chiede di inserire del testo in un form. Tutto il resto che c'è sulla pagina continua a funzionare. Questo è l'asincronismo proprio di JavaScript, che è anche tipico
del mondo web, perché altrimenti avremmo tutti i siti che appena una persona clicca o appena c'è una richiesta di rete rimangono bloccati a lungo e quindi sembrano di non rispondere. Mentre appunto in JavaScript non esistono i thread, esiste poi un concetto più avanzato, soprattutto nel mondo web, che si chiamano web worker, che in realtà sono, diciamo, thread, assomigliano molto molto a thread, perché funzionano come thread perché in realtà ognuno di loro ha una piccola parte di execution environment, ognuno di loro ha un proprio event loop. Però diciamo che in generale, sicuramente nell'engine di JavaScript e in generale per JavaScript, i thread non esistono, non i thread come li interpretiamo da altri linguaggi di programmazione. Come vi dicevo, le tecniche asincrone sono molto utili, e specialmente per la programmazione web, ma anche in parte per Node. Per esempio, quando una pagina web esegue una parte intensa, significativa, di codice senza tornare il controllo al browser, il browser potrebbe apparire bloccato. Questo concetto di browser che possa apparire congelato se esegue una parte intensa, una parte di codice, per esempio faccio una query a un database, il database mi risponde in, diciamo numeri a caso, un secondo, e poi dopo la query al database devo fare una chiamata a un altro sito per prendere altre informazioni e poi mettere insieme le informazioni del database con le informazioni dell'altro sito, oppure metto un utente password, a quel punto la password viene passata l'utente, la password vengono elaborate e passate al database, vengono confrontato che il nome utente e la password siano quelli corretti per l'utente, viene rigenerata la pagina corretta, se è autenticato oppure no, nome utente e password sbagliata, devi reinserirla, eccetera, eccetera. Tutte queste funzioni non sono, nella vostra esperienza, bloccanti, nel senso che il sito continua a funzionare. E allora, appunto, in JavaScript è questo concetto di operazioni bloccanti, quindi porzioni di codice intensivo che magari fa delle chiamate di rete, accede a un database, che richiede tempo, magari un secondo, magari due secondi, naturalmente in maniera sincrona bloccherebbe il browser, bloccherebbe tutto il programma. Come abbiamo visto nel laboratorio 1, la readline sync aspetta il vostro input, quindi blocca l'esecuzione del programma finché la persona non scrive la descrizione del task e preme invio. Questo è appunto viene chiamato blocking, e in JavaScript dovrebbe essere l'eccezione, non la regola. Il più possibile bisogna evitare, soprattutto nel mondo web, ma anche con Node.js, di bloccare il programma. Questo perché? Perché JavaScript è single thread. Quindi bloccarlo vuol dire appunto interrompere, congelare l'intera esecuzione. Come vi dicevo, questo può capitare nel browser, ma può anche capitare fuori, no? Leggere un lungo file dal disco o dalla rete, accedere al database, accedere a un video stream da una webcam. Non sono operazioni che noi possiamo, mentre facciamo streaming video da una webcam in un sito web, bloccare l'intero sito, qualunque altra operazione sul sito. Non sono cose di cui ne siamo abituati, non sono cose che in realtà devono funzionare. Proprio per evitare questo blocking, la maggior parte degli execution environment di JavaScript sono profondamente asincroni e le loro primitive sono non bloccanti. Allora, per fare di nuovo l'esempio del laboratorio 1, noi abbiamo visto che nel laboratorio 1 abbiamo utilizzato la readline sync. La readline sync è appunto un'operazione sincrona, quindi bloccante, per leggere da terminale, da input. Esiste il Node.js, che è un execution environment, esiste la readline, senza sync. La readline è una primitiva per leggere da terminale che funziona in maniera molto molto simile al readline sync da un punto di vista operativo, ma non è bloccante. Quindi è possibile eseguire più cose in un certo senso in parallelo mentre si aspetta l'input da tastiera. Questo ha ovviamente altri problemi, ed è il motivo per cui non l'abbiamo usato nel laboratorio 1, problemi che adesso vedremo come
affrontare peculiarità più che problemi. Quindi la maggior parte degli execution environment, Node, ma anche browser, sono profondamente asincroni. Molte delle loro primitive, molte delle loro funzioni, molte delle loro API sono non bloccanti e i programmi JavaScript si dicono essere event driven, quindi portati, orientati dagli eventi. Quindi succede qualcosa, l'utente fa click, l'utente scrive qualcosa sulla tastiera, arriva una richiesta di rete, arriva una risposta da una richiesta di rete, arriva una risposta da un database, eccetera, e il programma JavaScript reagisce a questo evento. Non è lui che lancia gli eventi singolarmente, non solo, ma aspetta che ci siano degli eventi, e quando gli eventi capitano fa delle cose, quindi in maniera non totalmente sequenziale. E punto, se di nuovo pensate al mondo web, la vostra esperienza con i siti, con gli utilizzatori, vi capita sicuramente, se ci pensate, di avere un sito web che accede al database mentre voi scrivete, mentre voi leggete, mentre voi fate clic da qualche altra parte, mentre c'è un video di una pubblicità che è in esecuzione, mentre ci sono altre operazioni. Quindi tutta questa parte sono asincrone, tutte queste parti non bloccano il sito. Come vi dicevo, JavaScript è fortemente basato sugli eventi e può gestire centinaia di eventi conosciuti in generale, non contemporaneamente ovviamente, magari anche, ma in generale JavaScript è capace a gestire, a riconoscere centinaia di eventi conosciuti. E qui ho riportato tre esempi. Uno l'abbiamo già visto, il timer, il set timeout. Il timer genera un evento quando il timeout scade. Una richiesta di rete genera un evento quando la risposta dalla rete viene ricevuta. Un bottone genera un evento quando l'utente clicca sul bottone. E in base all'evento che viene generato, qualcosa succede. Nel caso del timeout, quando viene generato l'evento, viene chiamata la callback associata a set timeout. Nel caso della richiesta di rete, quando arriva la risposta viene generato un evento e quindi viene trattata in quel momento appena arriva la risposta dalla rete. Non importa se questa richiesta è partita 10 secondi fa, un secondo fa, un nanosecondo fa. Appena arriva la risposta viene, diciamo, quasi immediatamente elaborata. Non sta ad aspettare dalla richiesta, ma inizia a lavorarci quando arriva la risposta. Allo stesso modo, un bottone genera un evento appena l'utente clicca su di esso. E quando l'utente clicca, l'azione correlata al bottone verrà eseguita. Se fosse il bottone di login, è quello che vi permette di fare il login, per esempio. Se il bottone play di un video, è quello che esegue il play del video. E non c'è un continuo, non c'è JavaScript che continuamente controlla se sta premendo il bottone, sta premendo il bottone, sta premendo il bottone, sta premendo il bottone. Ma è l'azione di premere il bottone che genera questo evento e l'evento viene poi elaborato. E gli eventi possono essere gestiti essenzialmente in tre modi. Possono essere gestiti con eventi predefiniti. Cosa succede quando si preme un bottone? È in un certo senso predefinito, è JavaScript che sa come trattare la pressione di un bottone. Quali sono gli eventi che un bottone può generare? Da Node o da browser? E possono essere eventi gestiti in maniera definita dal programmatore, con degli event handler, con del callback, come abbiamo visto con la set timeout. Quindi ecco, in questo caso, quando diciamo event handler, in un certo senso intendiamo le callback asincrone, quindi funzioni che a un certo punto vengono chiamate per gestire l'evento. La callback di set timeout possiamo interpretarla come un event handler, un gestore di eventi. Oppure gli eventi possono essere ignorati se non c'è un event handler definito. Perché magari il bottone ha 14 eventi diversi, ma a noi non interessa tenere traccia di tutti e 14 gli eventi. A noi interessa magari tenere traccia solo dell'evento di click sul bottone. La richiesta di rete magari genera un evento quando arriva una richiesta con successo e magari genera anche un evento se la richiesta genera errore, ma magari a noi in quel momento interessa gestire solo
il successo di quella richiesta. Ho solo l'errore. Quindi in quel caso l'altro evento viene ignorato. Ma di nuovo, come fa tutto questo a funzionare dato che JavaScript è single-threaded? Abbiamo detto grazie all'execution environment, ma in particolare grazie all'event loop. Allora, adesso entriamo anche un attimino più nello specifico, ma l'idea è che la gestione degli eventi è comunque sincrona, perché JavaScript è single-threaded, quindi non può essere nativamente asincrona, ma è basata su questo event loop. Quindi, come dice il nome, l'event loop è un loop per gli eventi. Immaginatelo come un loop infinito che continua a controllare se c'è qualcosa di nuovo. Quindi, quando noi scriviamo un event handler, una callback asincrona, per esempio, del system out, questi event handler, appena l'evento viene eseguito, appena l'evento succede, sono messi in coda in una message queue, in una coda per i messaggi. E questa coda è poi acceduta, diciamo, in polling da questo event loop quando il thread principale, l'unico thread di esecuzione del programma, è in attesa. Quindi, concettualmente, c'è questo loop che continua a dire c'è qualcosa da fare nel thread principale asincrono? Sì, allora faccio quello. C'è qualcosa da fare nel thread principale sincrono? Sì, allora faccio quello. C'è qualcosa da fare nel thread principale sincrono? No. C'è qualcosa nella queue che richiede di essere fatto? Sì, allora lo eseguo. E notare che l'event loop è implementato nell'execution environment, ma come funziona, cosa deve fare, è in realtà definito dalla specifica di JavaScript. Questo per evitare che execution environment diversi implementino l'event loop in maniera diversa e soprattutto facciano funzionare l'event loop in maniera diversa. E la definizione di event loop è che l'event loop è quello che permette un execution environment, un browser, node e così via, di realizzare operazioni non bloccanti, quindi asincrone, e permettendo di fare l'offload, di delegare queste operazioni al kernel di sistema quando è possibile. Allora, come funziona ad altissimo livello l'event loop? Ecco, qui c'è anche questo video, se volete sapere di più sull'event loop, oltre a quello che vi dirò nelle prossime slide, se volete potete anche guardare quel video, ma è un di più rispetto a quello che serve, rispetto a quello che vogliamo fare, per capire meglio alcuni dettagli, se volete. È appunto opzionale. Allora, come funziona JavaScript? Allora, questo è il nostro JavaScript engine. E qui ci sono, questo è la call stack, quindi quando c'è una funzione, quando c'è uno statement, viene inserito qui in uno stack, e quindi è una LIFO. E quando questo stack ha bisogno di allocare qualcosa, usa il memory heap per contenere gli oggetti allocati, e questo è l'engine. Quindi ci sarà poi anche l'interprete, ma questo è l'engine. Quindi quando c'è un nostro programma, il programma viene eseguito una riga alla volta, come sappiamo, e queste righe vengono messe nello stack della call. Allora, finché il nostro programma è totalmente sincrono, come per esempio quello del laboratorio 1, fino, diciamo, all'esercizio 3 escluso, quindi senza il system out, tutte le istruzioni vengono inserite qui una alla volta nello stack e vengono poi tirate fuori e vengono appunto accodate qui e vengono poi eseguite una alla volta. Ed eventualmente viene creato l'oggetto se necessario. Quando abbiamo, quindi per esempio abbiamo readline sync e poi abbiamo set timeout. Quindi readline sync viene eseguita, set timeout, cosa succede quando abbiamo come istruzione set timeout? Quando abbiamo un'istruzione set timeout ha una callback, ha un event handler. Questo event handler che dovrà essere chiamato dopo un certo timeout, diciamo
diciamo 2 secondi, quando è ora di eseguire questi system out, cosa fa l'engine? Prende la callback e la mette in quest'altra area. Quest'altra area che abbiamo chiamato API. Queste sono una serie di spazi, diciamo, per possibili API, possibili primitive asincrone, come per esempio la callback di setTimeout. Allora, questa, quando appena viene letta l'istruzione setTimeout cancella task, questo cancella task viene messo qui. E nel frattempo la call stack continua a essere eseguita, quindi l'istruzione che verrà dopo il setTimeout viene eseguita. Quando viene eseguita da chi? Dall'event loop, che continua a appunto a leggere la call stack. Se la message queue è vuota, continua a leggere la call stack. Quando questo timeout scade, quindi quando passano i 2 secondi, questa callback viene spostata nella message queue. E allora cosa succede a questo punto? Succede che l'esecuzione lineare della call stack può essere, viene modificata in un certo senso. Quindi questo è l'engine, sempre questo è tutto spazio, in realtà l'execution environment. Quindi quando questa timer callback viene messa qui, l'event loop inizia, continua il suo lavoro, ma tiene in considerazione anche la message queue. Quindi l'event loop chiederà: c'è qualcosa nello stack? Sì, eseguo l'istruzione nello stack. C'è qualcosa nello stack? Sì, eseguo l'istruzione nello stack. C'è qualcosa nello stack? No, lo stack è vuoto. Ok, allora prendo la prima cosa che c'è nella coda, in questo caso la nostra callback, e la metto nello stack. C'è qualcosa nello stack? Certo, la callback che abbiamo appena spostato. E quindi in quel momento eseguo la callback. Questo può voler dire che in realtà il nostro timer non viene eseguito esattamente dopo 2 secondi, perché dopo 2 secondi viene spostato da questa tabella, diciamo, di eventi a questa coda, ma viene eseguito 2 secondi e probabilmente 1 o 2 cicli di CPU dopo, se è tutto ovviamente, se le operazioni bloccanti, quelle di input, quelle di network, quelle da database eccetera, quelle bloccanti lunghe, diciamo, sono evitate il più possibile. Ovviamente se qui dentro c'è una red line sync che ci mette 5 minuti a ritornare, ovviamente il timeout verrà, la callback del timeout verrà eseguita 2 secondi e 5 minuti dopo, perché lo stack sta ancora eseguendo quell'istruzione non è vuota. Quindi, riassumendo, questo è l'engine, tutto questo è l'execution environment. Nell'engine abbiamo una call stack che esegue le istruzioni una alla volta, come fossero uno stack, leggendole dal file, dal nostro programma JavaScript. Quando deve allocare qualche oggetto lo mette in questo memory heap. Abbiamo poi l'event loop, che è quello che legge e svuota, diciamo, la call stack. Abbiamo la message queue, che contiene in coda le callback, gli event handler, quando l'evento è capitato, e quest'altra parte di API, che è una tabella degli eventi. Quindi se nel nostro call stack abbiamo un'operazione console.log, setTimeout e console.log, console.log viene eseguita, l'event loop controlla se c'è qualcosa controlla se questo è vuoto, non lo è perché c'è un setTimeout, il setTimeout viene eseguito, la sua callback viene memorizzata qui, l'event loop controlla se lo stack è vuoto, no, lo stack non è vuoto perché c'è ancora un console log, il console log viene eseguito. A quel punto lo stack è vuoto, l'event loop controlla se c'è qualcosa nella message queue. Immaginiamo che non ci sia ancora niente, perché il timeout non è ancora scaduto. Dopo 2 secondi, la callback del timeout viene inserita nella message queue. L'event loop nel frattempo continua a controllare se lo stack è vuoto oppure no. Nel momento in cui lo stack è vuoto e la message queue ha un qualcosa da eseguire, l'event loop prende questo qualcosa dalla message queue, lo mette nello stack e lo esegue. Questo è come JavaScript riesce a, diciamo, simulare la sincronicità. Quindi, ripeto, se questo è timeout di 2 secondi, dopo 2 secondi la callback viene spostata nella message queue e dopo 2 secondi e qualche ciclo di CPU verrà messa nello stack. Se siamo fortunati e dopo 2 secondi è un ciclo di CPU perché la stack è vuoto, se siamo molto sfortunati e stiamo usando JavaScript con operazioni bloccanti, che di nuovo dovrebbero essere l'eccezione, non la regola,
Quindi il laboratorio 1 che abbiamo fatto è, da questo punto di vista, tutta un'enorme eccezione, perché noi l'abbiamo fatto in maniera fortemente sincrona con la red line sync, quindi bloccante, bloccavamo il programma ogni volta che dovevamo inserire codice, bloccavamo l'intero programma ogni volta che dovevamo inserire codice da terminale. Quindi ci siamo sfortunati, per esempio, perché il laboratorio 1 potrebbe darsi che questo timeout scade dopo 2 secondi, ma noi in quei 2 secondi stiamo scrivendo un romanzo nel terminale. Quindi l'event loop lascia questo callback del timer in coda finché lo stack non è vuoto. Quando noi, dopo aver scritto il romanzo con la redline sync, liberiamo lo stack, perché dopo magari non ci sono altre operazioni, questo callback viene spostato ed eseguito. Quindi, di nuovo, se siamo fortunati e se scriviamo un bel programma JavaScript che non è bloccante, e questo timeout, tutte queste operazioni asincrone avvengono subito, questo timeout dopo 2 secondi è, diciamo, un ciclo di CPU, un paio di cicli di CPU. Se invece queste timeout, queste operazioni in JavaScript utilizziamo delle operazioni bloccanti e ci mettiamo 5 minuti a sbloccare il nostro programma, allora queste operazioni asincrone, come questo timer, verranno eseguite dopo 2 secondi e 5 minuti e un ciclo di CPU, giusto il tempo di rimetterla nello stack. Questo dice quello che ho appena detto. Il loop dà priorità agli oggetti nella call stack, quindi prima processa tutto quello che c'è nella call stack, e quando non c'è più niente inizia a prendere cose dalla message queue. Questo esemplificato è un esempio di execution environment in un browser, in cui abbiamo appunto delle chiamate asincrone di rete, abbiamo delle manipolazioni della pagina HTML, abbiamo degli eventi di on click su, per esempio, un bottone, di on load della pagina e cose così. E notate che set timeout esiste per Node ed esiste anche per i browser e funziona in maniera praticamente identica. Pur essendo due execution environment che possono avere API e primitive diverse, set timeout esiste in entrambe. E ovviamente long click in Node.js non esiste come evento, così come questi altri due. Ma i concetti sono gli stessi. Allora, se volete anche vedere quello che abbiamo appena raccontato, esiste questo sito che è questo, una volta che cliccate su quel link, in cui io ho scritto un breve programma JavaScript. Vedete, console parte A, set timeout a 5 secondi parte C e console parte A di nuovo. E qui vedete che c'è la stessa struttura che abbiamo nella slide. Abbiamo l'event loop, abbiamo la callback queue, che è quella che io ho chiamato message queue, abbiamo la call stack, che è il call stack, e abbiamo le web API, che è quella tabella degli eventi che abbiamo definito nella slide. Se noi facciamo salva ed esegui, voi vedete che viene messo console log, il set timeout, il timeout viene spostato qua ed è venuto eseguito l'altro console log. Dopo 5 secondi viene messa nella queue, dato che il call stack è vuoto, viene eseguito. Adesso è molto veloce, quindi facciamo rerun, mettiamo subito in pausa. Ok, vedete, prima cosa, console log viene messa nella call stack. Poi, e la call stack legge il set timeout e sposta la funzione timeout in questa tabella, dove sta aspettare 5 secondi, ovviamente se io non l'avessi stoppato. Nel frattempo, ecco, non so se avete visto, ma nella call stack è apparso quest'altro console log, perché ci ha messo meno di 5 secondi. In questo momento la call stack è vuota, passano questi 5 secondi, il timeout viene spostato nella callback queue, l'event loop controlla se la call stack è vuota, se non è vuota continua a eseguire quello che c'è nella call stack, se è vuota sposta questo timeout lì, che è quello che ci aspettiamo. Ok, scusate, ho sbagliato, lo sposta il timeout, ok, vediamo la parte finale, l'ho fatto ricominciare per errore, dopo 5 secondi questo viene spostato qui, e viene eseguito ovviamente questa funzione, ha dentro un altro console log, quindi viene anche eseguito questo console log. Viene inserita nella call stack e viene poi eseguita console log. Quindi questo vi permette, se volete, anche di giocare un pochino per capire meglio come funzionano queste parti. Questo asincronismo, che non è un asincronismo puro, come potremmo avere in altri linguaggi di programmazione, in cui potremmo lanciare un thread che si fa la sua vita e poi dovremmo
sincronizzare il thread una volta che torniamo indietro, ma è un sincronismo simulato, ma che alla fine funziona. Ed è dovuto al fatto che appunto JavaScript è single-threaded. Quindi questo è una sorta di riassunto di quello che vi ho appena raccontato. Quindi durante l'esecuzione del codice voi potete chiamare le funzioni, quindi tutte quelle funzioni, tutte quelle statement che sono messe nella call stack, oppure schedulare eventi, pianificare callbacks asincrone, quindi le chiamate, gli event handler che vengono poi messe, che saranno poi messe nella message queue. E notate che soprattutto nel mondo web, ma non solo, gli eventi possono essere schedulati da o dalle persone, un click, quant'altro, oppure da eventi esterni. Scusate, tipicamente posso schedulare eventi esterni, come le azioni dell'utente, un click, l'input alla tastiera, operazioni di input-output. Devo leggere un file da 5 mega. La rete, risposte della rete, i timer, eccetera. Oppure gli eventi possono essere anche generati dal vostro codice. E ogni step, in ogni caso, l'interprete fa queste due operazioni. Se il call stack non è vuoto, esegue dal top dello stack e lo esegue. Ed esegue l'istruzione dello stack. Se lo stack è vuoto, l'event loop prende la testa dalla message queue, la mette nello stack e ovviamente esegue l'istruzione perché è l'unica istruzione nello stack. Per come funziona JavaScript, una chiamata di funzione o un event handler non è mai interrotto. Quindi, di nuovo, bisogna sempre cercare di evitare il codice bloccante, proprio perché se non è mai interrotto, la funzione non viene mai interrotta, se questa funzione è molto lunga, il codice rimane bloccato. L'esempio del laboratorio 1 è, scusate se mi ripeto, esemplare. In quel caso avevamo le red line sync, tutte le varie question, che bloccavano il codice in attesa di un input alla tastiera. Quindi il call stack rimaneva bloccato sull'input alla tastiera con la funzione question inserisci la descrizione del task. E finché non veniva inserita la descrizione del task e veniva premuto enter, non veniva eseguita l'azione successiva. Quindi in quel caso il nostro codice era bloccante e secondo, diciamo, le best practice di JavaScript andrebbe evitato. Noi l'abbiamo fatto perché conoscevamo bene la programmazione sincrona e quindi questa parte non l'avevamo ancora fatta e quindi abbiamo continuato con la programmazione sincrona. Ma con lo stesso laboratorio, i primi due esercizi, si possono totalmente fare con la red line non sincrona, che si chiama solo red line ed è presente in Node.js. E quindi utilizzarlo in maniera totalmente asincrona. Come utilizziamo in maniera totalmente asincrona? Di nuovo, grazie agli event handler, grazie alle callback. Allora, questo è un piccolo esempio di quella red line non sincrona, quindi asincrona, che è già inclusa dentro Node. Allora, vedete, a parte questa parte, in cui si crea appunto un'interfaccia, in cui si dice che l'input è la tastiera e l'output è quello di default dello schermo, tipicamente, e vedete che assomiglia molto alla red line asincrona. La red line asincrona aveva una question e poi ritornava da questa question qualcosa che noi memorizzavamo in una variabile. Nella red line asincrona abbiamo sempre una question, abbiamo sempre una domanda, la descrizione del task per esempio, e poi però abbiamo una funzione, esattamente come nel set timeout, una funzione che viene eseguita in maniera asincrona. Quando viene eseguita? Questa funzione in cui associa la risposta data alla tastiera alla variabile descrizione viene eseguita quando l'utente ha premuto invio. Quindi se qui ci fosse un'altra riga, questa verrebbe in un certo senso lanciata e il resto del programma continuerebbe la sua esecuzione. Questo va bene per cose relativamente semplici, tipo queste. Ecco, se qui dopo ci fosse un console.log, ci fosse un breve ciclo, una qualche operazione matematica, un breve algoritmo, un print di qualcosa, ovviamente potrebbe andare bene. E ovviamente nel callback ci possono essere errori
Come gestiamo gli errori nel callback? Beh, non c'è un modo ufficiale, standard, ben definito per gestire gli errori. Ci sono solo delle best practice che generano dagli execution environment, come Node. E la best practice è questa. Quando genero una funzione, una callback, invece di passare solo un parametro, che è la mia risposta, i miei dati che ottengo alla fine di quell'operazione asincrona, passo anche una variabile come primo argomento che si chiama error, che si chiama error come volete, che serve per memorizzare ogni errore. Quindi se l'esito di questa funzione, l'esito di questo read file genera un errore, allora posso per esempio stamparlo, posso gestirlo. Se non ci sono errori, posso leggere i dati. Questo è un esempio di un read file che di nuovo è disponibile da Node.js. Quindi in questo caso Node.js apre in lettura questo file su disco, che si chiama file.json, legge il contenuto. Se questo file esiste, e il contenuto, se questo file esiste, riesce a aprirlo in lettura, allora il contenuto del file finirà nella variabile data. Se questo file non esiste, per esempio, verrà scatenato un errore che dice che il file non esiste. E allora verrà stampato l'errore. Però questo è una, appunto, è una best practice, è un qualcosa di, diciamo, non totalmente, non ufficiale. Definire come callback e appunto come parametri a passare al callback gli errori e il dato, ma appunto non è una cosa, ognuno può fare un po' come preferisce. Questo è un modo tipico, ma non è l'unico. Non c'è un modo standard, non c'è un'eccezione che viene lanciata nelle callback o cose così. E le callback hanno poi un problema, quella che viene chiamata la callback hell, quindi l'inferno delle callback. Nel senso che se noi, per esempio, immaginiamo di rifare il laboratorio 1 in maniera asincrona e solo con la parte di redline, per esempio, cosa abbiamo? Abbiamo che abbiamo una prima question con dentro appunto di task description e mettiamo la risposta in description. Ma ovviamente essendo asincrono, in questa callback dobbiamo far partire la seconda redline question, perché altrimenti andrebbero in parallelo, mentre noi per esempio vorremmo dire se description è vuota, se non ho inserito description, non chiedermi se il task è importante, quindi devo aspettare che c'è description prima di chiederti se il task è importante. E quindi all'interno di questa callback viene generata un'altra question, che a sua volta avrà una callback. All'interno di questa callback ci sarà un'altra RL question, che a sua volta avrà una callback. All'interno di quest'altra terza callback ci sarà un'altra RL question che avrà un'altra callback, e così via. Questo nesting, questi livelli di nesting di callback, una callback dentro una callback dentro una callback dentro una callback dentro una callback, eccetera, viene chiamato tipicamente callback hell, perché si finisce di avere con tante callback e con un codice complicato in cui non si sa più quale callback si sta chiudendo, in quale callback si è, se un'operazione va fatta in questa o in questa, e così via. E quindi il codice diventa anche complicato, difficile da leggere, ed è più facile sbagliare. Allora, in parte, anche per risolvere questo problema, JavaScript, come linguaggio, ha aggiunto un concetto che è quello del promise, una promessa. Proprio immaginato come una promessa. Io faccio una promessa a te, ti prometto che ti restituirò un dato appena lo avrò, per esempio. Quindi le promise sono una feature per semplificare la programmazione asincrona in JavaScript, che casualmente è anche una possibile soluzione per il callback, funzionano come possibile soluzione del callback hell, e sono anche un modo fondamentale, un elemento fondamentale per alcune funzioni più nuove che comunque vedremo a breve, per esempio la sync, che però è di ES 2017, non esisteva in S6. Una promise è un oggetto, non è una funzione, non è una callback, non è un event handler, è un oggetto che rappresenta, l'oggetto rappresenta il completamento o il fallimento di un'operazione asincrona. Quindi una funzione asincrona, una callback, un event handler, ritornerà una promise, una promessa di fornire il valore richiesto da quella callback a un certo punto nel futuro. Quindi ritorna qualcosa,
è una funzione asincrona che invece di avere una callback che a un certo punto inizializzerà una variabile che subito ritorna qualcosa. Questo apparentemente subito ritorna qualcosa. Questa cosa che viene ritornata non è il valore finale, perché ovviamente è una funzione asincrona, magari ci mette 2 secondi a ritornare qualcosa, ma è una promessa di ritornare il valore finale appena, e di metterlo in quella variabile, appena ci sarà. Inoltre, le promise standardizzano un modo per gestire gli errori e gestire anche la propagazione corretta degli errori, a differenza per esempio del callback, dove la gestione degli errori era lasciata alla buona volontà dello sviluppatore. Allora, le promise possono essere ovviamente create o consumate. Tipicamente noi consumiamo le promise, non tanto spesso le creiamo. E un sacco di API, soprattutto web, non tanto in Node, ma soprattutto nel mondo web, un sacco di API espongono delle promise, ritornano delle promise da essere consumate. E quando sono consumate, quando sono usate, le promise seguono 3 stati. Il primo è che la promise starta in uno stato pending, uno stato in attesa. Per cui la funzione chiamante, il programma, continua la sua esecuzione e mentre aspetta la promise di restituire un risultato, un errore, un qualcosa. E questa promise che aspetta è in uno stato pending, perché giustamente aspetta. A un certo punto la promise ritorna, viene riempita con un valore, e questo valore comporta 2 differenti stati. Se il valore è il risultato, allora si va nello stato fulfilled, quindi la promise viene riempita correttamente, oppure si va nello stato rejected, quindi la promise viene riempita ma con un errore. Allora, qui c'è un esempio di come si crea e di come si consuma una promise. Allora, o meglio, di come si crea una funzione che restituisce una promise, una funzione asincrona che restituisce una promise, e di come si consuma una funzione che restituisce una promise. Allora, partiamo da come si consuma. Questo wait promise è una funzione che restituisce una promise. Come consumiamo la promise? La consumiamo in questo modo. Nome della funzione che restituisce una promise, punto then per lo stato fulfilled, oppure punto catch per lo stato rejected. Quindi una funzione che restituisce una promise, punto then, avrà un risultato, ovviamente, perché è lo stato fulfilled, quindi la funzione, e quindi la promise è piena, è pronta, la promessa è stata mantenuta, e allora a quel punto posso, per esempio, stampare il risultato di questa operazione, perché a questo punto in questa riga ce l'avrò, oppure, vedete che è un altro punto then che si collega a questo, è un altro punto catch che si collega a questo then, oppure posso generare un errore nel caso in cui la promise viene rifiutata. E questo errore possiamo per esempio stamparlo. Come creiamo una promise da questa funzione? Beh, questa è una funzione asincrona come le altre, come vedete, un arrow function che fa delle cose. E in questo caso cosa fa? Dice che se la durata è maggiore di 0, ritorno la promise corretta, quindi lo stato fulfilled, quindi entro in questo then. Se la promise invece viene, se la duration è minore di 0, quindi io, diciamo viaggio nel tempo, perché una durata, un tempo minore di 0 non è possibile, rifiutiamo la promise e diciamo no, c'è un errore. Quindi questo è un esempio molto semplice. Come si crea una promise? C'è appunto la funzione, la definizione della funzione, poi scriviamo new promise, e gli passiamo 2 oggetti, 2 parametri, uno resolve e uno reject, che sono appunto questi due. Il resolve rappresenta lo stato fulfilled, quando bisogna appunto attivare lo stato fulfilled, reject rappresenta lo stato invece rejected. E quindi definiamo questa promise come una funzione arrow, in questo caso come una funzione, e diciamo se la durata è maggiore di 0, immaginiamo che sia 10, allora chiamiamo, diciamo che la promise viene fulfilled e ritorneremo se la durata fosse 10, it works, come una stringa, altrimenti se la durata è minore di 0, quindi è negativa, ritorneremo un errore. E notate l'errore, new error, il messaggio dell'errore. Quindi non una stringa a caso, ma un oggetto che è di tipo error,
che viene poi fatto il catch. Questo catch, immaginatelo, perché così, come un parente del try catch, che esiste in JavaScript, esiste anche appunto in altri linguaggi, e quindi viene fatto il catch di questo errore, di questa eccezione, in maniera consistente. Quindi, creazione, vediamoli passo passo. Una promise viene creata usando, usando la keyword new, come abbiamo visto, e il suo costruttore, che è questo. E il costruttore prende poi una funzione esecutrice come il parametro, che, è questo, che, sono questo, che è questo resolve reject con questa arrow function, la funzione esecutrice. Cosa succede quando dobbiamo ritornare resolve e quando dobbiamo tornare reject? E la funzione poi al suo interno prende altri questi due parametri, sono a sua volta due funzioni. Una è resolved, che viene chiamata quando il task asincrono viene completato in maniera con successo, quindi la promise va in caso fulfilled, oppure in caso reject, in cui appunto viene generato un errore perché la promise non può essere riempita correttamente. Quella è la creazione di una promise, che comporta appunto questa executor function, ma la promise può anche essere all'interno di una funzione, quindi una funzione che ha una funzionalità di promise. Quindi, vedete qui abbiamo definito la funzione wait, che ritorna una nuova promise, invece di avere un oggetto che uguale a una nuova promise, abbiamo una funzione che ritorna una nuova promise e che fa la stessa cosa di prima. Quindi se la durata è minore di 0 restituisce un errore, e in questo caso, dato che è una funzione imposta un setEmout e con un resolve per la durata. Questa è una funzione di wait, è una funzione che voglio aspettare un certo tempo. Se questo tempo è negativo restituisco subito errore, quindi questa promise verrà risolta rapidamente, verrà ritornata, è una funzione che ritorna una promise con una promise che verrà risolta su rejected molto velocemente, altrimenti eseguiamo una funzione, in questo caso la facciamo diventare asincrona, chiamiamo un setEmout, gli passiamo un resolve, perché è il caso in cui appunto funziona, e dopo la durata di attesa restituiremo un resolve. Quindi la promise verrà restituita. Che cosa verrà restituita? Niente, perché non passiamo parametri a questo resolve, ma non interessa, appunto, in questo caso una funzione di attesa, quindi ci interessa che una funzione riesca ad attendere correttamente per un tempo corretto. Quindi se il tempo è sbagliato, ritorniamo alla promise, annulliamo la promise, diciamo che la promise è rejected. Se il tempo invece è valido, in questo caso aspettiamo il tempo, quel tempo, e a quel punto, solo dopo aver aspettato quel tempo di wait, possiamo ritornare la promise fulfilled. Quello che ci capiterà invece più spesso è quello di consumare le promise più che crearle, soprattutto nel mondo web. E abbiamo già visto come si consuma una promise. Questo è l'esempio che c'era nella prima slide. Quindi questo wait promise è quell'oggetto, questa new promise, che poi a sua volta è una arrow function, che è l'executor function, ma è un oggetto. Quindi su questo oggetto, che è una promise, chiamiamo il then, e quello che scriviamo dentro il then, dentro la callback del then, è quello che succede quando la promise è fulfilled, e poi possiamo chiamare il catch, e dentro la callback del catch scriviamo quello che capita quando la promise invece viene rejected. Se invece di un oggetto abbiamo una funzione, stessa cosa, quello che cambia è che invece di avere oggetto.then abbiamo funzione, nome della funzione aperta parentesi, i suoi parametri.then, e questo wait è lo stessa funzione della slide precedente, una funzione che in questo caso aspetta un secondo. Then e catch sono metodi di istanza definiti da promise, e ogni funzione che viene registrata con questo then è invocata una sola volta. Se volete, se siete interessati solo all'errore, si può anche omettere il catch. Quindi, se uno è interessato solo al risultato, scriverà waitPromise.then, punto e virgola, e non scriverà la parte catch. La parte catch si può omettere se non siete interessati all'errore. E i then si possono anche concatenare tra di loro. Quindi uno potrebbe avere waitPromise.then
e qui dentro avere un'alta promise, per esempio, un qualcosa che nella callback, un qualcosa che restituisce un'alta promise, e quindi punto then per la seconda promise e così via. E, riassumendo i metodi, l'instance method della promise, c'è il then, che prevede una callback che venga eseguita in maniera asincrona quando la promise è fulfilled, eventualmente anche rejected, è un secondo parametro per la callback rejected, ma tipicamente la callback rejected viene intercettata dal catch. Esiste anche poi un finally, quindi punto then qualcosa, punto catch qualcosa, punto finally qualcosa, e esattamente come nel try, catch and finally, dove nel finally lì la callback è eseguita in ogni caso, sia che ci sia stato una promise fulfilled con successo, quindi, oppure una promise rifiutata. Questa può essere utile per evitare, per esempio, duplicazione di codice tra il then e il catch. Se in ogni caso devo fare qualcosa, sia se la promise viene rifiutata o la promise viene completata con successo, posso inserire quel codice lì invece di ritornare. E tutti questi metodi ritornano promise a loro volta. Per cui possiamo concatenare e evitare la callback hell attraverso questa concatenazione di promise, che è uno dei benefit più importanti delle promise, in quanto forniscono un modo naturale di esprimere una sequenza di operazioni asincrone, questa, questa e questa, sono tutte operazioni asincrone, quindi tre operazioni diverse, questa, questa e questa, sono tre operazioni asincrone, sicuramente queste tre, magari anche send mail potrebbe essere, ma non ci interessa. Quindi get repo info, get issue, get owner sono sicuramente operazioni asincrone che ritornano una promise, e in maniera lineare. Quindi senza dover dire, ok, qui apriamo la callback, poi all'interno di questa callback apriamo un'altra callback e indentiamoci sempre di più, poi all'interno di quest'altra callback scriviamo get owner, all'interno della callback di get owner scriviamo send mail, all'interno della callback di send mail eventualmente scriviamo qualcos'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Ma in maniera molto più compatta e con una gestione unica degli errori. Quindi questa concatenazione, quindi questa serie di punto then uno dopo l'altro, rappresentano un modo di esprimere una catena di operazioni asincrone, per cui questo get owner viene eseguito solo quando la promise di get issue viene fulfilled e get issue viene eseguito solo quando la promise di get repo info viene fulfilled, in una maniera più lineare, senza dover scrivere milioni di parentesi graffe e così via. E in questo caso, ovviamente, è importante che queste callback ritornino sempre un risultato, altrimenti il then successivo non ha il parametro da poter, non ha la promise da poter, ovviamente, fulfill o in maniera rejected, in maniera appropriata. E alla fine di tutti questi then potremmo avere comunque un catch o anche un punto finally, se volessimo. Quindi, solo per ripetere l'esempio, questo get repo info ritorna una promise, il cui contenuto sarà questo repo, e questo repo viene poi passato a questo get issue, che ritornerà una promise, il cui contenuto sarà messo in questa issue, e quando è fulfilled, e questo issue fulfilled viene chiamato get owner, e prendo questo parametro dalla issue, e questo quando è fulfilled, ritorna una promise che è, ritorna promise che verrà messo in owner quando è fulfilled, chiamerà questo metodo send mail che potrebbe o non potrebbe essere, che potrebbe o non potrebbe ritornare una promise, ma in questo caso non ci interessa perché finisce qui il nostro processo. Se questo ritornasse una promise che dice fatto, per esempio, allora potremmo avere un punto then, mail sent, arrow function, console.log, mail inviata. Possiamo anche, oltre che concatenare le promise, possiamo anche eseguirle in parallelo. Quindi non una dopo l'altra. Quindi la prima promise, quando ritorna, viene chiamato un altro then, ma solo quando la prima ritorna. Eseguire quattro promise, quattro funzioni asincrone che tornano promise, in parallelo. O quattro funzioni asincrone che tornano promise, o quattro promise. Quattro operazioni asincrone di promise in parallelo.
E possiamo farlo in due modi. Uno con promise.all, che prende un array di oggetti di promise e come input e ritorna a sua volta una promise, quindi si può gestire con then and catch. Quindi queste qui possono essere quattro operazioni asincrone che vengono lanciate tutte nello stesso, diciamo, momento e poi eseguite nei loro tempi, essendo asincrone. E la promise che viene ritornata, quindi viene gestita da questo then e da questo catch, sarà rifiutata se una di queste promise sono rifiutate, altrimenti se tutte vengono fulfilled, dentro questo result ci sarà un array dei valori ritornati da questa promise nell'ordine in cui sono state inserite in questo array iniziale. Quindi per primo ci sarà il risultato della prima promise fulfilled, per secondo ci sarà il risultato della seconda promise fulfilled e così via. E questo input array, una cosa carina di questo promise.all, è che può anche contenere valori non di tipo promise. Quindi ci può essere una promise, un'altra promise, 5, un'altra promise e quant'altro. In quel caso, se un elemento dell'array non è una promise, automaticamente dall'input verrà spostato in posizione nell'output. La promise all, per eseguirle in parallelo, esiste anche una promise.arrays che ritorna una promise, che è come la all, che è fulfilled o rejected, quando la prima delle promise nell'array viene fulfilled o rejected. Quindi, di nuovo, nel race posso mettere in parametro quattro promise da eseguire in parallelo. Appena la prima che finisce, viene fulfilled o reject, questo viene ritornato con la sua promise. E se ci sono, ovviamente, dei valori non promise, esattamente come capitava prima, nell'input array, ritorna, ovviamente, quello è il primo che viene fulfilled, quindi ritorna il primo di quelli. Le promise sono ovviamente un vantaggio rispetto alle callback, però sono ancora abbastanza macchinose da scrivere e a volte sono anche un po' macchinose da capire come funzionano, come usarlo. E allora con S8, quindi S2017, hanno introdotto due nuove parole chiave che sono ormai supportate sia da Node sia da praticamente la maggior parte dei browser, forse con esclusione di Internet Explorer. Due nuove keyword che vanno utilizzate in coppia, sempre, async and await. Questo async and await semplificano l'utilizzo delle promise e ci permettono di scrivere codice asincrono basato sulle promise che sembra, che assomigli a un codice sincrono e quindi bloccante, ma solo che assomigli. E dato che assomiglia a un codice bloccante, a un codice sincrono, il codice è anche più facile da debuggare, perché voi immaginate che dentro un debug piazzato qui, con questo then, repo, arrow, function, get issue, ha le sue difficoltà a capire se voi volete debuggare il then, volete debuggare questa arrow function, volete debuggare il get issue, l'interno del get issue e così via. Proprio per come è scritta la promise. Invece con la single wait il codice sembra lineare, quindi anche il debugger è più facile farlo eseguire. Allora, queste due keyword che vanno in coppia, cosa servono? Async è una keyword, quindi non è una funzione, è una parola chiave, da mettere prima di ogni funzione in cui vogliamo che questa funzione ritorni una promise. Quindi se noi definiamo una funzione, per esempio questa, in cui usiamo la parola async prima della funzione, noi stiamo dicendo che questa funzione ritornerà hello, questa è una funzione molto, molto banale, ma questa funzione ritornerà hello come una promise. Quindi invece di scrivere questo, new promise, resolve, reject, arrow function, resolve, aperte virgolette, hello, come abbiamo fatto per esempio qui, noi possiamo scrivere adesso async function, o in questo caso un arrow function, hello. Quindi questa, quando verrà chiamata questa say hello, possiamo per esempio fare say hello, che è una funzione, punto then, esattamente come il then delle promise, perché questa funzione say hello ritorna una promise implicita, ma è comunque una promise,
e quindi possiamo gestirla col punto then, col punto catch e passargli il console.log. Il console.log ci stamperà appunto hello. L'await è il duale della sync. Prende una promise, quindi la sync restituisce, fa sì che una funzione, quello che una funzione venga restituito, quello che una funzione restituisce, in un certo senso trasforma una funzione sincrona in una funzione asincrona che ritorna una promise. La wait prende la promise e la ritorna, la inserisce in una variabile, se la promise è fulfilled, oppure genera un'eccezione. Quindi se la sync in un certo senso rimpiazza, diciamo così, in maniera implicita la creazione di una promise, mentre l'await rimpiazza in maniera semplificata la gestione del then e del catch. Quindi l'await prende una promise e la ritorna in un valore di ritorno o lancia un'eccezione in base al fatto che la promise sia fulfilled oppure rejected, e può essere utilizzata con ogni funzione asincrona che ritorna la promise, ovviamente, perché prende una promise, quindi qualunque cosa ritorna una promise va bene, anche se non è stata in origine definita con la sync, anche se è stata definita come una promise normale, ma ha una regola essenziale, una regola critica. Va sempre usata in coppia con la sync. Quindi la funzione, diciamo say hello, potrebbe essere definita come l'abbiamo definita prima, con la sync, o potrebbe essere definita con new promise, con return new promise, come abbiamo visto una decina di slide fa, e quello va bene. Ma la wait possiamo solo utilizzarlo in un blocco di codice che è in un blocco di codice, in una funzione, per esempio, che è stata dichiarata con una sync. Quindi non possiamo utilizzarla nel codice di top level. Non possiamo aprire un file di Visual Studio Code e scrivere const greeting e scrivere say hello, definire say hello come return new promise e poi scrivere, dopo la dichiarazione della funzione, const greetings uguale e wait say hello. Questo non funziona da errore, ma deve essere all'interno di un blocco definito, dichiarato, che utilizza async. Quindi questo potrebbe essere async funzione e all'interno di questa funzione avere questo await say hello. Quindi per questo vanno sempre usati in coppia, soprattutto await, mentre async può essere utilizzato da solo e poi l'informazione ritornata da async, la promise implicitamente ritornata, la promise implicita ritornata da async può essere gestita col then. L'await ha bisogno di essere contenuta in un blocco async. Allora, vediamo un paio di esempi. Allora, abbiamo la funzione che assomiglia al nostro wait di prima, che qua abbiamo chiamato resolved after two seconds, che ritorna una promise. Questo è una promise esplicita, vera e propria, costruita come le promise. Manca il pezzo, manca l'altro parametro, c'è solo il parametro resolve, ma non è un problema. L'altro parametro in questo caso è opzionale. Ovviamente questa promise non gestirà il caso in cui viene rejected, quando viene rejected restituirà il valore di default, probabilmente undefined. Quindi questa è una funzione che ritorna una promise in maniera esplicita e questa è un'altra funzione che viene chiamata qui, definita con async, perché sennò non possiamo utilizzare await, che stamperà calling, poi gestirà questa promise, chiamerà questa funzione gestendola in maniera asincrona e poi stamperà il risultato. Quindi se noi eseguiamo questo codice, potete provare incollandolo su Visual Studio Code e dire esegui, avremo che verrà stampato calling, console log, poi passeranno 2 secondi in cui non ci sono altre operazioni, ma se ci fossero altre operazioni verrebbero ovviamente eseguite in questi 2 secondi, e a quel punto, dopo 2 secondi, questa funzione ritorna una promise. Se la promise è fulfilled, il risultato viene messo in un result e in maniera sequenziale, sincrona, sequenziale, viene poi stampato a console, viene stampato resolved. Se qui avessimo avuto anche il reject e per qualche motivo avessimo gestito che un tempo, eccetera, un parametro di qualche tipo, avremmo potuto anche far tornare il reject, che sempre
che verrebbe sempre messo in questo result, e quindi bisogna poi da questo result gestire il caso se questo result contiene il valore fulfilled o il valore rejected. Questo però è il vantaggio, che assomiglia a un codice sequenziale, a un codice sincrono, quindi si può mettere un breakpoint qui, e questa è una variabile, questo è un metodo, quindi è molto più facile rispetto a un punto then, aperta parentesi, e così via. Oggetto, arrow function, function da chiamare, eccetera. Molto più compatto, molto anche più semplice da debuggare e da leggere. L'unico appunto regola critica è che questa wait deve essere inserita all'interno di una funzione async. Non può essere questa riga scritta qui. Ovviamente, dato che questa funzione async call definita con async, ritorna una promise implicita, e quindi potremmo anche fare questa, invece di stampare direttamente il risultato qui, potremmo ritornare hand, potremmo ritornare il risultato come promise e quindi stamparlo. E queste ultime due slide e mostrano poi, di questa sezione, mostrano poi un esempio di prima e dopo. Quindi, data un'istruzione scritta come in modalità, diciamo, promise normale, come diventa in modalità async. Allora, async e await. Allora, questo è un altro esempio, questo è molto simile a prima. Abbiamo una funzione che restituisce, in questo caso, un'altra funzione, e che è gestita come una promise, quindi then. E questa è la versione con async await. Quindi prima di questa dichiarazione scriviamo async, invece di return, e questa cosa qui scriveremo console.log await get API data, perché questo data viene generato da questo, e poi return done. Quindi molto più compatto, molto anche più semplice da leggere. E la richiesta viene fatta allo stesso modo. Questo è un esempio di chaining, invece. Abbiamo get data che ritorna get issue, che poi ha un then, che quindi getIssue ritorna una promise, quando è fulfilled viene inserita qui, questo viene poi chiama getOwner come prima, e questo quando è fulfilled viene chiamato questo, che manda send email. Allora, assumendo che tutte queste tre ritornino una promise, noi possiamo scrivere un async davanti a function, data, uguale, aperta graffa, e scrivere issue uguale await getIssue, owner, const owner, questo qui, uguale await get owner, e poi, immaginando che anche questo, appunto, e poi send email, questo send email può avere davanti un await oppure no, non è necessario, ma se fosse tutte e tre ritornate una promise, allora anche questo deve avere un send email. E questo funziona perché è definito dentro, ovviamente, una funzione che si chiama async. Esattamente come questo. Questo credo sia un errore, questa uguale non ci deve essere, perché è una function normale, non è un arrow function. Quindi questo uguale, adesso lo tolgo dalle slide perché è sbagliato, ovviamente. Visual Studio Code ha anche una modalità simpatica, diciamo, per convertire delle promise scritte con i vari then e catch automaticamente in async await. E se voi provate a inserire un codice come questo, deve essere una function però, lui ve lo converte automaticamente in async. Vi faccio vedere questo biglietto che è qui. Aspettate, fatemelo ricaricare così partiamo dall'inizio. Quindi abbiamo questa funzione con promise, con then, e vedete compare quel simbolo della lampadina, converto async, e automaticamente converte la funzione in async, gestendo anche correttamente il try e catch, dato che la funzione con le promise aveva sia il then che il catch, in questo caso gestisce anche l'eccezione in maniera automatica. Fa la stessa cosa anche per la seconda funzione. Cliccando sul nome della funzione, compare la lampadina e automaticamente converto async, e automaticamente Visual Studio Code converte tutto mettendo a posto sia il try che il catch. Quando usare il promise o quando usare async await, se è meglio usare uno o meglio usare l'altro, la risposta tipicamente è: si possono usare entrambe, anche mischiandole come abbiamo visto. In genere
quali sono i suggerimenti che vengono dati anche da questo post che è molto più lungo. Se l'output della seconda funzione è dipendente dall'output della prima, allora usa await, perché è più conciso, più pratico. Se due funzioni devono essere eseguite in parallela, crea due funzioni con async e poi eseguile con promise.all. Tanto l'async recepisce delle promise implicite, quindi è possibile utilizzare tutti i metodi delle promise. E invece di creare, però, invece di creare una grossa funzione async con tanti await all'interno, è meglio creare piccole funzioni async. E se il codice contiene del codice bloccante, che di nuovo dovrebbe essere l'eccezione ed evitato, è meglio utilizzare una funzione async come suggerimenti. Quindi potete utilizzarli entrambi, se ovviamente avrete l'occasione di utilizzarli.